Bene, iniziamo. Buongiorno a tutti. Buongiorno da parte della Regione Veneto. E siamo qui per parlare di cultura e di arte con tre protagonisti che ci racconteranno un po' le loro esperienze. Veniamo da due anni molto difficili per tutti, ma soprattutto per chi lavora in questo ambito. Insomma, l'incontro di oggi serve un po' anche invece a darvi qualche testimonianza diretta di che cosa si può fare, quanto bello è, credo, insomma, spero che poi ce lo diranno i nostri ospiti, lavorare in questo ambito. Allora, siamo qui con Giulio Di Vita, che è qui in fondo, è fumettista, e fra l'altro ho scoperto adesso che disegna Tex, quindi è un mito, insomma, perché lo leggevo tanti anni fa. E poi con Odette Copat, che è blogger e scrittrice, benvenuta. E con Jaapo Olivieri, che è graphic designer e scrittore per infanzia. E qui fra l'altro abbiamo, insomma, anche esposto i loro ultimi sia libri che lavori. Poi si autogestiscono, quindi cedo la parola a Giulio Di Vita, che inizia e poi, insomma, continuiamo. Grazie a tutti. Buongiorno. Sì. Vado io? Sì, sì, è meglio okay. Che inizia Odette. Sì. Bene, grazie. Mi sentite un po' troppo? Mi sentite bene? Grazie a tutti per essere qui, grazie alla Regione Veneto per questo invito. Aspetta un attimo. Potresti fare il labiale, fai finta. Infatti. Ok, comincio io. Allora, vi confesso che ero un po' spaventata a parlare oggi perché i ragazzi non sono un mio pubblico abituale, quindi mi sentivo un po' come prima di un'interrogazione. Non so se vi è mai capitato di dover sostenere un'interrogazione in cui siete un po' spaventati, in cui non vi sentite magari tanto ferrati, e quindi avevo due possibilità. O parlare per ultima, sperando che loro si prendessero tutto il tempo e quindi suonasse la campanella o la campana antincendio, oppure cominciare per prima, tipo kamikaze, e però poi tornare a godermi la vita, insomma, guardarmi le pellicine delle mani, le punte delle scarpe, queste cose qua forse mi potete capire. Ho scelto il kamikaze. Comunque non ero del tutto tranquilla lo stesso, allora sabato sera ad una cena con amiche ho preso in parte il figlio di una mia amica che ha più o meno la vostra età e gli ho detto: adesso tu in 5 secondi mi devi dire tutto quello che io devo sapere per non fare delle figuracce, per non dire le cose sbagliate. Quei ragazzi della tua età, mi fa: ma tranquilla, amica, ti ascoltano. Ho detto: come non mi ascoltano? No, certo che non ti ascoltano. Un senso di liberazione, non so, quel film tipo La verità che non gli piace abbastanza, non so se avete presente. Ecco, la verità è che non ti ascolteranno e mi sono sentita subito rilassata. Quindi questo per dire che quando si fanno delle attività creative o comunque si fa comunicazione, è importante, secondo me, avere bene chiaro quello che è il destinatario, cioè la persona a cui ci si rivolge, a chi si parla, e subito dopo dimenticare che ti ascolti, no? Perché avere troppi giudici interiori, troppi, non so, censori, non va bene per il processo creativo. E proprio di creazione, processo creativo parliamo oggi, in particolare di lavori legati alla creatività, e nel mio caso soprattutto di scrittura per il web e per la carta stampata. E il mio percorso comincia in questo ambito da molto lontano e da molto vicino, nel senso che ho cominciato presto, fin da ragazzina mi piaceva leggere, e leggere è un requisito indispensabile se poi vuoi scrivere. Poi alla scrittura creativa vera e propria sono arrivata di recente, praticamente l'altro ieri, diciamo così. E quindi da molto lontano e da molto vicino allo stesso tempo. Il mio lavoro in realtà per tanti anni è stato, ed è ancora parte del mio lavoro, lavorare all'interno di una onlus.
una onlus che si occupa di autismo, dove scrivo sostanzialmente tutto quel che serve, quindi dal testo per il sito internet, ai comunicati stampa, ai testi per video informativi o didattici, fino anche ai testi più complessi per ottenere i finanziamenti, per l'avvio di progetti o la startup di servizi. Quindi c'è qualcosa da scrivere, eccomi qua. E questo anche per dire che insomma si possono fare tante cose con la scrittura, alcune più vicine all'arte, altre più vicine all'artigianato, ma insomma ci sono tanti ambiti. E questa è stata una palestra per tanto tempo, dove insomma si scrive di tutto e questo torna sicuramente utile. Il fatto poi di lavorare con e per le persone autistiche è sicuramente stato un valore aggiunto, anche emozionale, perché lavorare con la neurodiversità è sicuramente anche una sfida creativa, anche questa. Ho cominciato poi invece a scrivere nel mio blog che ho aperto nel 2014, quando ho aperto il mio blog, in un momento in cui si diceva che i blog stavano morendo. Ecco, quindi in un momento di crisi dei blog, quindi queste piattaforme in cui ciascuno può autopubblicarsi dei contenuti sull'argomento che preferisce, parlando ovviamente delle cose che più interessano, dalla scrittura creativa alla caccia e pesca, ma erano in crisi, c'erano già tanti blog e tutti i domini erano presi, quindi io dovevo scegliere il nome per il mio blog e non riuscivo mai a scegliere un nome perché erano tutti presi, quindi alla fine l'ho chiamato 30 giorni in prova, pensando tanto finisce subito. Quindi piattaforma che si dice che stava morendo, nome del blog dal titolo morente, insomma non sembravano le migliori premesse, perché si torna sul kamikaze. Io così. In realtà, insomma, questo blog dura da 7 anni, mi ha permesso così di sperimentarmi nella scrittura in tanti modi diversi, cercando la mia voce, cercando il mio stile e soprattutto cominciando a entrare in relazione con i lettori. Che poi ovviamente i contenuti del blog vengono condivisi nel web attraverso i social media che tutti conoscete meglio di me. Scusa, Odette, ti interrompo un attimo, mi incuriosisce molto lo scrivere per un blog. Cosa vuol dire? Cosa lo differenzia dallo scrivere, ad esempio, per fare un articolo su un giornale? Perché so che scrivi anche sui giornali. Sì. Qual è l'approccio? Di diverso o sei tutto uguale? È diverso, nel senso che, come dicevo prima, devi ovviamente tener conto della piattaforma, dei destinatari, quindi sicuramente magari nella scrittura per la carta stampata segui anche fai parte di un sistema più ampio che è il giornale, quindi cerchi di inserirti tenendo conto di tutto l'insieme. Nel tuo blog è tuo, però comunque scrivi un po' per il pubblico che anche mano a mano si è raccolto attorno al tuo blog, testi più brevi, più veloci, ritmati, insomma sappiamo che il web è veloce, la gente con un click vola via da un'altra parte e quindi hai l'ansia di catturarla subito, di provocare del piacere immediato, diciamo così, e tenere la persona sulla tua pagina per un tempo di attenzione che è sempre più breve. Sì. La carta forse ha un processo un pochino, insomma è un quotidiano, quindi neanche tanto più lungo, però un pochino più lungo. E quindi dopo anni di scrittura per il blog, questo un po' ha attirato l'attenzione degli editori e quindi ho cominciato a scrivere anche per il giornale, per il giornale della mia città, il Messaggero Veneto, del gruppo Gedi, dove scrivo degli articoli e tengo una rubrica domenicale che si chiama Settimo Senso. E poi è arrivato anche l'editore, insomma, che è Biblioteca dell'Immagine, con la quale ho pubblicato il mio primo libro, che è quello rosso lì, che si chiama Manuale Malincomico, perché un po' si ride e un po' si piange. Ecco, è arrivato l'annuncio. Quello lì. E quindi, insomma, il percorso poi è stato dal web alla carta stampata. Questo per dire anche che il lavoro creativo spesso è sì creare dei contenuti creativi, ma anche essere creativi nel proprio percorso lavorativo e arrivare un po' a costruirsi il proprio mestiere, no? Anche qui mettendoci della creatività, e su questo passerei la parola a Jacopo, che ha delle cose da dirci. Quindi come kamikaze ormai hai già dato il tuo e siamo tranquilli. Sì, adesso mi posso... Adesso vi guardo. Posso fare... abbiamo anche un moderatore d'eccezione. Disturbatore. Ecco. Sì, sì.
No, volevo fare una domanda riguardo a alla parola proprio creatività, perché anche nella mia attività che dopo racconterò scopro che la definizione di creatività non è sempre condivisa, non è sempre percepita da tutti nello stesso modo. Quindi prima che di prendere la parola tu, dopo la domanda è rivolta anche a te, dopo dirò anche la mia, chiedo a Odette se, che cos'è secondo te la creatività? Avvisarmi di questa domanda? No, queste sono le mie bastardate. No, sul serio, non è preparato. Che cos'è la creatività? Bella domanda. Non è facile rispondere perché contiene una dose di mistero, perché se così non fosse forse appunto non parleremo di creatività. Penso che sia qualcosa che contiene un po' di mistero, un po' di intuizione, un po' di talento e tanto sudore, no? Fondamentalmente tanto olio di gomito, perché poi alla fine penso che questo conti, no? C'è un'intuizione e poi c'è tanta fatica. Okay, ci costringe a sforare nell'antropologia volendo. Io userei, vai a fare una controbastardata e userei questa tua domanda che mi ha un po' spiazzato, perché davvero è un tema che peraltro potrebbe riguardare anche un geometra, un matematico, sì. Un filosofo o un biologo marino, se proprio vogliamo. E visto che nel pubblico vedo qualcuno che forse ha diritto di essere qua perché vorrebbe avere delle tracce su percorsi da intraprendere successivamente. Siamo qua per quello, no? Allora, faccio una domanda anche un po' per alzata di mano, ma così veloce. Io di solito sono abituato ad andare nelle scuole elementari, quindi capisco che questo mio sistema di approccio forse è un po' svalutato in confronto, ma vediamo se funziona. Cioè, per alzata di mano, a quanti di voi qui interesserebbe, visto che siete qua, una carriera in campo creativo, ok, lo diamo per scontato, ma sui fumetti, per esempio, a qualcuno interessa? Grafica pubblicitaria? Siete peggio degli allievi degli elementari da cui vado, dai, sulle braccia, via. Siamo rimasti a grafica pubblicitaria o a fumetti? Ah, grafica, ok, vabbè, insomma, c'è scritto anche qua. Graphic designer è una balla, non faccio più graphic designer da 20 anni, però ce l'hanno messo e ne approfitto. E quindi, allora, usiamo questa onda lunga perché ci rientra il discorso, creatività. Allora, da lì, a quanti interesserebbe invece intraprendere in futuri più o meno prossimi lavori legati alla scrittura? Ale, una. Gruppo laggiù in fondo? Sì, voi lì. Siete qua per perdere tempo, dai. Vabbè, però, perché scrittura come carriera grafica, ed qua arriviamo al discorso creatività, ha tantissime declinazioni e opportunità, ne sono passato io attraverso per primo, quindi parlo con cognizione di causa. Chi sa disegnare non necessariamente deve diventare un fumettista, anche se glielo auguro. Si può diventare autori di cartoni animati, per esempio, e già è un settore che ha migliaia di declinazioni, perché puoi essere il colorista, puoi essere quello che fa l'in-betweener fra una scena madre e l'altra e via dicendo, il character designer. Però ci sono applicazioni in pubblicità, se uno pensa a tutti i loghi, dall'omino dell'Agostina a quello delle macchine del caffè, eccetera, lì è stato chiamato un grafico a farli, che spesso ha fatto molti più soldi di chi si deve fare un'intera storia a fumetti, per esempio. C'è la pubblicità, c'è la moda, uno che sa disegnare può benissimo diventare uno stilista, oppure può andare nel cinema e essere sia uno che lavora nei reparti di creature design, come quelli che hanno fatto Star Wars o Matrix o quant'altro, o puoi fare più modestamente, ma per modo di dire, lo storyboarder. Lo storyboarder è quello che fa tutte le vignette inquadratura dopo inquadratura, ormai lo fanno a Hollywood, ma anche in Italia si fa praticamente per qualsiasi film, e posso garantire che rispetto a fare il fumettista invece è un'attività che è pagata molto di più, perché è intuitivo che una casa di produzione cinematografica o televisiva o pubblicitaria fa molti più soldi di una casa editrice di fumetti, per esempio. E lo stesso vale per la scrittura. Saper scrivere può voler dire semplicemente fare il giornalista
così come il romanziere, percorso già più rischioso, e parlo per cognizione di causa, ma puoi fare un sacco di altre cose, cioè puoi essere uno sceneggiatore di un serial televisivo, cioè si parte sempre prima dalle cose scritte, eh? Poi la cosa triste è che quando si va alla festa delle finali di serie o dell'ultimo film, gli unici che non vengono invitati sono i soggettisti e gli sceneggiatori, cioè possono anche andare lì convinti che entrano, arriva il regista, il produttore, invece di solito arrivano e la prima domanda è: tu chi cazzo sei? Ecco, anche questo lo so, non per esperienza diretta ma semidiretta, mi è stato raccontato ampiamente da gente che lavora nel cinema e nella TV. Questo detto, allora, perché posso fare il presuntuoso e fare tutte queste affermazioni? Io stesso sono partito da un percorso molto esitante che mi ha portato da giovanissimo a fare fumetti e a lavorare per case editrici, soprattutto bolognesi, di fumetti cosiddetti indipendenti. Dopodiché sono perfino approdato lateralmente a teatro, perché sapendo disegnare ho fatto anche costumi teatrali. Da lì sono passato anche a fare il designer molto temporaneamente di giocattolini per la Kinder, o anche per parchi acquatici, cioè che è come fare i giocattolini Kinder, ma li fai grossi di vetro resina che sputano acqua, però per l'estetica è sempre quella. E da lì, in tempi più recenti, quando mi sono reso conto che non guadagnavo abbastanza, perché ribadisco che non sono mestieri su cui si diventa milionari, ma ho fatto un salto nella direzione che mi faceva credere di poter essere milionario, cosa non vera, ma fare lo scrittore di libri per ragazzi in un campo in cui dei milionari ci sono. Se penso alla Rowling, ha guadagnato più dei Beatles, quindi mi sembra una discreta conquista. Fare l'autore di libri per ragazzi mi ha consentito di usare tutta l'esperienza visiva, grafica che avevo accumulato con i fumetti e le illustrazioni, sorry, perché avevo una mentalità di mio descrittiva, quindi e immaginativa, quindi inventare cose fantasy, eccetera, mi veniva facile, e da lì sono tuttora un autore di romanzi per ragazzi, saggistica per ragazzi, eccetera, ma una carriera che all'inizio non avrei mai pensato che avrei intrapreso, a differenza di Giulio. Salute. Ecco. Hai parlato? Sì. Allora, io partirei da alcune considerazioni sul tema, no, dell'incontro, prima di ancora di dire chi sono, cosa faccio, anzi lo dico subito così veloce. Io faccio fumetti da quando avevo 16 anni, adesso ne ho quasi 50. E, ho avuto la fortuna di poter fare di questa passione una professione, anche perché, come diceva Jacopo, ho avuto l'entusiasmo, la curiosità, l'intraprendenza di andare ad esplorare diversi campi del disegno, no? Quindi tutte le cose che hai fatto tu, che hai citato tu prima, no? Dallo storyboard, dalla pubblicità, eccetera, le ho toccate anche al, non so, al costumi per teatro, scenografie per concerti, scenografie di videoclip. Ho lavorato con Roman Polanski, con Vasco Rossi, con gli 883, ho fatto copertine dei dischi degli 883, questo anche con un'ingenuità, no? Diciamo, a un'età relativamente giovane, tutto quello che potevo prendere lo prendevo, no? Con tanto entusiasmo. Dopo sì, ho esordito nel mondo del fumetto, ho continuato, sono riuscito ad arrivare anche nel mercato francese, che è il mercato del fumetto più autorevole del mondo, e fino a ritornare poi al mercato italiano con, appunto, come diceva nell'introduzione il direttore, anche arrivare a lavorare con Tex, anche quello riportandolo tra l'altro al mercato internazionale. Comunque sono cose, tecnicismi del fumetto che a pochi interessano. La parte finale del mio lavoro è stata dedicata negli ultimi anni al trasferimento, cioè tutte le conoscenze che io ho acquisito in questi anni, i contatti, la reputazione che ho acquisito, l'ho trasferita sul mio territorio su un progetto molto più ambizioso che va oltre l'arte in sé, ed è quello del Palazzo del Fumetto. C'è una struttura che esiste a Pordenone, nella mia città, nel Friuli,
che utilizza il fumetto come veicolo per avvicinare fasce di pubblico nuove alla cultura. Quindi attraverso questo gancio culturale, che questo linguaggio così simpatico che tutti conosciamo fin dall'infanzia, riusciamo a trasferire cultura ai giovani, ma anche alle persone che hanno delle difficoltà ad avvicinarsi all'arte. Se mi puoi mandare anche un video di questo magnifico luogo. Sì? Grazie. C'è anche l'audio, quindi io mi taccio un attimo. Cioè c'è una musica, o se no togli la musica e continuo a parlare. E quindi torno, anche per economizzare il tempo, torno sulla parola creatività, no? Cioè la creatività per definizione è la capacità di mettere insieme in maniera nuova cose che già esistono. Nel campo delle professioni creative, artistiche, questa cosa è molto più intuitiva, no? Cioè tu metti insieme un segno a matita, un foglio di carta, attraverso la tua capacità di metterle insieme in maniera nuova questi segni, tu crei un'opera d'arte, ok? Ma la cosa non scontata è che si può essere creativi anche in professioni non creative. Cioè secondo me questo è il passaggio che secondo me possiamo trasferire oggi ai voi ragazzi, no? Cioè il fatto che ci siano spesso, io ne ho conosciuti tantissimi, non vi dico i nomi, però tra i fumettisti, quindi in una professione molto creativa, non sono tutti creativi, perché ci sono tanti impiegati, cioè tanta gente che disegna, che fa proprio il suo lavoro di routine e alla fine sono molto poco creativi. Invece ci sono delle professioni che idealmente sono molto meno creative, idealmente come, non so, l'imprenditore, un direttore d'azienda, un negoziante, che può essere molto creativo, cioè che riesce a interpretare la sua professione inventandola tutti i giorni in maniera nuova e quindi esprime molta creatività. In questo, ecco, poi passo la parola a voi anche sul vostro punto di vista, perché secondo me oggi e anche proiettandoci verso il futuro in cui la tecnologia prenderà sempre di più il sopravvento, la creatività dell'uomo diventerà la risorsa unica che noi potremo mantenere rispetto al robotismo, così viene detto, che diventerà sempre più invadente verso il mondo del lavoro. Quindi se noi riusciamo fin da giovani a sviluppare queste nostre capacità di essere creativi, potremo sopravvivere nel mondo del lavoro. Altrimenti, se pensiamo che il nostro lavoro sia solo automatismo, ripetizione, cosa che può fare meglio di noi la macchina, allora siamo destinati alla morte lavorativa. Ecco, in questo passo la parola anche a voi, anche per sentire un vostro punto di vista. Assolutamente, hai ragione, è proprio la creatività nei lavori non creativi è spesso quell'elemento che ti fa fare uno scarto, che ti permette di generare innovazione e di eccellere nel tuo campo. E questo spesso significa appunto saper mettere in relazione le cose, spesso anche cose molto diverse, che apparentemente non c'entrano nulla, ma intravedere quelli che sono i fili, i leganti e i legami tra cose molto diverse, poi spesso quello che fa fare la differenza rispetto ad un esecutore, qualsiasi sia l'ambito, insomma. Io ovviamente non posso essere d'accordo e confermo che l'applicare creatività in ambienti, anche all'interno degli stessi ambienti creativi, ci sono molte specializzazioni, cioè tornando ai fumetti, perché ci sono passato anch'io, non c'è niente di meglio o di peggio nell'essere per esempio il team di fumettisti in cui uno fa solo i testi, l'altro fa solo i disegni, cosa che nel fumetto si usa moltissimo. Poi c'è l'autore completo, che spesso ha una verve artistica in più, perché se penso a gente anche del passato come Andrea Pazienza, il primo che mi viene in mente, riusciva a farsi le cose solo da solo, però altri che sono stati dei geni del fumetto come Jean Giraud, Mebius, era talmente poliedrico che riusciva sia a farsi dei fumetti suoi sceneggiati e disegnati da lui particolarmente incomprensibili ma per sua legittima scelta, però poi si è messo a lavorare con Jodorowsky a fare capolavori che sono saghe
come l'Incal, per esempio. Ecco. Quindi è l'origine anche del famoso film Dune, tra l'altro. Sì. Tra l'altro, scusami, danci un assist meraviglioso, Jacopo, perché proprio al PAF, il palazzo che avete visto prima nel video, stiamo adesso ospitando la mostra più ricca mai fatta in Italia di Möbius. No. Sì, quindi devi venire. Mi sono perso il pordenone legge, quindi questo è un buon pretesto per tornare lì. Per tornare. Io a questo punto però, per sfruttare anche il tempo che abbiamo, che sì, non so quanto sia, credo che la cosa migliore per portare avanti il discorso sarebbe interagire con eventuali domande da parte vostra, perché la domanda è sempre, sappiamo, solo un pretesto per portare avanti anche il discorso. Il mio guru, il figlio della mia amica, mi ha detto che non faranno domande, ma io non ci credo. Ah, è stato annunciato dal mio guru, sì. Ma siccome ho visto gente interessata al mestiere dello scrittore per ragazzi, questo è il mio settore, e avrei anche molto da dire anche come consigli pratici, ma il tempo è tiranno, piuttosto che parlare in maniera generica, se qualcuno mi fa una domanda magari mi attacco a quella e portiamo avanti il discorso meglio con io che magari riesco anche a soddisfare qualche curiosità. Qualcuno ha domande? Eccola. Immagino, guardavo lei, infatti. Hai domande? Vuoi approfittarne? Come ti chiami? Matilde. Di che scuola sei? Faccio l'ITS Cosmo, studio digital marketing, ho già finito. Perfetto, direi. Ok, allora, che domanda vuoi porre? Si sente un po' meglio? Che domanda vuoi... Approfittane, perché credo tu abbia un parterre veramente eccezionale oggi. Grazie. Questo pomeriggio. Ti hanno suscitato qualche curiosità? Ci penso un attimo. Allora aveva ragione Laudette. C'è qualcuno? Ah, ho trovato un volontario. Come ti chiami e di che scuola sei? Mi chiamo Michael e vengo dall'Istituto Tecnico di Lucca. Prima avete parlato del fatto che avete scelto questi lavori un attimino per passione, ma è un vantaggio o un vantaggio scegliere i lavori per una propria passione personale? Quindi c'è una difficoltà dietro per una difficoltà generale oppure aiuta molto? Qualcun altro? Vado io? Così raccogliamo un po' di domande. Beh, io credo sia un vantaggio. Io mi dimentico, è meglio che rispondiamo subito. Sì. Allora, io parlo per quanto riguarda me. Disegnare per me è stata una vocazione, era un bisogno. Cioè io mi ricordo, mi ha raccontato mia mamma, perché non mi ricordo veramente bene, cioè mi ricordo tramite i racconti di mia mamma, che il primo disegno che ho fatto l'ho fatto 2 anni e mezzo sopra al frigorifero di casa, e questo frigorifero è rimasto lì come un'icona per tanti anni, fino a quando proprio non è stato marcio da buttare. E poi anche negli anni crescendo, non so, disegnavo sui diari degli amici, no? Oppure sulla lavagna di scuola prima che arrivasse il professore o la maestra. E quindi era un modo mio proprio ancestrale, proprio primordiale, profondo, di esprimersi. Questo anche probabilmente anche per le mie alcune difficoltà che avevo io anche proprio nella lettura. Io ho avuto dei problemi nell'apprendimento della scrittura, quindi probabilmente ero disgrafico, no? Se mi pare che si dica, e quindi il cervello compensava questo mio deficit dal punto di vista verbale di scrittura col disegno. E chiaramente ho fatto di una debolezza una virtù, quindi ognuno di noi poi è unico e ripetibile. Una cosa che io voglio dire, anche quando mi chiedono i consigli, noi possiamo dire qual è stato il nostro percorso, ma non è detto che sia lo stesso e il giusto, quello corretto per tutti quanti, perché nel percorso di una vita, di una crescita di personale, ognuno ha le proprie caratteristiche uniche e poi gli si prospettano delle occasioni, delle opportunità che sono diverse per ognuno di noi. Magari uno ha il cugino che non so, gestisce un locale, gli piace strimpellare la chitarra e ha l'occasione di fare pratica in quel modo. Un altro, non so, c'ha la mamma che lavora. Io ad esempio, mia mamma era una professoressa di storia dell'arte, quindi ovviamente sono stato agevolato nel mio percorso di alimentazione delle immagini. Quindi
Certamente c'è un'agevolazione dal punto di vista della passione, ma quando tu la senti proprio come vocazione, è chiaro che se uno dice io vorrei diventare il più bravo musicista del mondo, però diciamo non hai nessun talento, sarà molto più faticoso che tu possa realizzare quel sogno, insomma. Sì, che poi il talento, credo io almeno, non è innato. No. Quello che si chiama talento lo dicono quelli senza talento per giustificare che altri gli sono passati davanti. Sì. Poi ci vuole la dedizione, molta dedizione. Dedizione, no? E, vabbè, un penchant, cioè un interesse, diciamo, verso quella direzione. Ma poi nessuno nasce bravo a disegnare, scrivere, recitare o quant'altro, no? E semmai una cosa che il tempo è breve poi, ma vorremmo che vi arrivasse, è che vedete tre persone diverse che tutte quante sono qui a parlare di creatività, ma tutte hanno avuto un loro percorso, sono partite tutti da una certa cosa e adesso sono finiti a fare una cert'altra che probabilmente è solo un trampolino per un'altra cosa ancora che manco sappiamo al momento. Questo dovrebbe essere il fulcro di una tavola rotonda sul pensiero creativo, non analizzare che cos'è e neanche potervi prevedere le vostre carriere eventuali, ma farvi capire come sono cose anche casuali ma che partono comunque dal fare un primo passo in quella direzione. Dopodiché, appunto, si può partire da un blog e finire a scrivere romanzi, si può cominciare facendo fumetti e adesso scrivere libri per ragazzi che vengono anche pubblicati all'estero, eccetera. A maggior ragione nel suo caso, adesso lavora con la Francia, ma poi ha fatto prima, dopo, durante, ha fatto anche Tex. E nessuno di noi, quando ha iniziato in una certa direzione, sapeva dove sarebbe finito, però grazie alla continua sfida e anche all'eccitazione che dà questa cosa, sia sul lato fantastico che su quello pratico, ci siamo creati delle carriere senza sapere neanche dove saremmo arrivati, piuttosto che dire appunto farò la rockstar. È meglio dire wow, questa cosa mi piace, intanto mi ci butto dentro, mi guardo un po' intorno, magari qualcosa non riuscirò a farlo, ad altre cose devo imparare gradualmente a non dire di no a priori perché dici non è nelle mie corde, e andare avanti cambiando e divertendosi, perché il pensiero creativo è quello, è essere creativi, non è tanto saper far bene quella cosa, ok? Poi nessuno sa mai se la cosa che ha appena fatto sia la migliore che farà mai, o se invece da lì non arrivano sbocchi a fare una cosa che prima non hai mai provato a fare, ma che grazie anche alla crescita interna che hai avuto invece non farei benissimo poco dopo. A me è successo così e ancora mi succede, tra l'altro. Poi come ogni cosa, la passione contiene un po' di felicità e un po' di dolore, no? E quindi ovviamente fare tutti gli altri mestieri, quindi sicuramente fare un lavoro che è collegato ad una propria passione è una cosa che rende felici, a volte può rendere frustrati, può rendere insicuri. Possono essere anche lavori molto solitari questi qui. Qui si passa molto tempo da soli, la creazione è un atto solitario e dopo c'è però anche tutto un altro aspetto di condivisione che è sicuramente un aspetto gioioso. E quindi insomma, tanti elementi insieme. Si parlano anche quelle cose lì, perché appunto sì. Il lavoro creativo non è solo diventare sempre più bravi, è anche, come migliaia di altri lavori, però è anche imparare a sviluppare relazioni sia umane che professionali, sì, che poi vi rendono più simpatici o più gettonati, adesso do consigli cinici, ma è così. Cioè un bravissimo romanziere o cineasta che però nella vita di tutti i giorni è antipaticissimo, per forza poi magari fa meno carriera di uno che è un po' più mediocre, ovviamente con del talento, altrimenti non sarebbe lì, ma che magari è molto più bravo a gestire le sue risorse umane. Poi chiaro, c'è la terza alternativa, c'è il genio stragenio, che anche se è un pezzo di puntini, comunque fa delle cose che rendono così tanto da un punto di vista sempre cinico, che viene chiamato comunque. Però uno degli esempi preferiti ho scoperto facendo questo mestiere, poi non lo faccio da tantissimo, una quindicina d'anni a dir tanto, ma per esempio Dan Brown scrive malissimo e ha delle idee del cavolo. Dan ma... Brown è per tutti quanti è l'autore. Ah sì, beh certo, adesso vi faccio lo scrittore, così sì. Sa tutti cos'è, no, parliamo di scrittura. Ecco, quello di, come si chiamava, Il Codice da Vinci. Il Codice, no? Da Vinci, Inferno. Ho scoperto, mi è stato detto nelle case editrici, che nonostante scriva male, abbia idee piuttosto scontate e spesso molto slegate a livello di trama proprio, perché è chiaro che è fiction, poi ci mancherebbe,
però è una persona, dicono, umanamente simpatica. Quindi appena c'è la riunione con l'editore, sa, dai, arriva Dan Brown, dai, sentiamo che idea ha stavolta, perché bene o male ti sta simpatico, e oltre al fatto che vende un casino, anche se sospetto che venga pesantemente riscritto dagli editor all'interno della casa editrice, altro mestiere dignitosissimo che può fare solo chi sceglie la carriera di scrittore, tra l'altro. E urlo troppo? Ah, ok, sono fatto così, sono sempre stato così, anche a scuola. E niente, comunque avete capito, ci sono, anche in queste cose c'è una cosa che però uno non nasce così, è una cosa, questa affinità con i tuoi datori di lavoro, che nonostante un lavoro molto solitario che fai a casa tua, poi devi fare uno sforzo, perché le personalità creative sono spesso isolate. Sì. Per uscire nel mondo esterno, esatto, e fare relazioni pubbliche. Quella è una cosa pubbliche di crescita, poi si scopre che si riesce a fare, tipo urlando nei microfoni. Devo dire qualcosa io, che mi guardate? A me piaceva pensare, ritornare al concetto di unicità dell'individuo, no? Cioè di andare a pensare al proprio futuro, visto che sì, siete ragazzi delle superiori, no? Mi sembra, facendo frutto delle proprie, diciamo, caratteristiche, non dico proprio dei difetti, però delle proprie caratteristiche uniche, e sposarli, appunto, mettendo insieme in maniera nuova due cose diverse, quindi in maniera creativa, andare a sposarli con le proprie passioni. Allora lì diventa una cosa bellissima, perché il lavoro sapete che deriva dal latino, visto che abbiamo fatto tutti quanti il liceo, lavoro vuol dire da labor, laboris, vuol dire fatica, no? Ma non è detto che il lavoro sia qualcosa di faticoso, anzi le professioni più sono creative più sono piacevoli, quando tu riesci a realizzare, a far diventare una professione la tua passione, è come giocare tutti i giorni, è una gioia continua, anche se dopo il lavoro, cioè la professione, l'esercitarlo diventa faticoso, perché lo fai in solitaria, devi sì, pensare, devi strutturare molto per esempio il racconto, lo devi strutturare, preparare, il disegno del fumetto anche è una qualcosa di molto, anche molto tecnico, cioè pensate quanto tempo ci vuole, quanta competenza ci vuole a realizzare 100 pagine di un fumetto. Io pensate che devo fare adesso, questa è una notizia in esclusiva per gli appassionati di Tex, mi accingo a fare un texone. Un texone è un fumetto di Tex di 240 pagine, e vuol dire cavalli. Quanti anni di lavoro? Sono 3 anni di lavoro, quindi per 3 anni io disegnerò un albo, un libro che verrà letto in 2 ore, 3 ore dei lettori. Però dopo la goduria che dopo tu hai ad aver trasferito a tante persone delle emozioni che le fanno sognare, perché ci sono generazioni e generazioni di persone italiane che hanno sognato proprio sulle cavalcate di Tex, ti ripaga in maniera proprio infinita. Però senza parlare adesso, mi ho divagato sull'egocentrismo mio ovviamente, il tema interessante secondo me è proprio quello, cioè di riuscire a pensare, proprio per trasferirlo ai giovani, sì, ai ragazzi, questo discorso del... Sì, riflettere sulla propria peculiarità, anche sul proprio limite, pensando che non è necessariamente qualcosa che poi ti condiziona in senso negativo, anzi può diventare proprio il punto da cui parti, per offrire un punto di vista che è particolare, che è solo tuo. Se tu sei troppo comodo in una sedia, secondo me descrivi quello che hai davanti da un punto di vista che è quello che tutti vedono. Se tu sei un pochino scomodo, tipo stai un po' in un angoletto, magari per qualsiasi motivo, che vada alla difficoltà o a qualsiasi ad alcune visioni solo tue, probabilmente offri un punto di vista diverso che diventa anche interessante. E quindi il limite, quello che magari può sembrare una limitazione, spesso fa la differenza. D'altro canto è sempre con gli insiemi finiti che si gioca, non con le infinite possibilità. Un mazzo di carte è un insieme finito, però si gioca con quello. E quindi questo, bellissimo, insomma, penso che sia certo, infatti i paletti, i famosi paletti, sono la cosa che stimola di più. Sì, sì. Esatto. E quindi devi... perché tante volte l'infinito è dispersivo, invece quando cominci a avere dei paletti magari
insulti, imprechi e non li vorresti, però questo ti costringe a stare, innanzitutto a stare, perché poi spesso le menti creative anche hanno la necessità di un recinto, e da lì cominciare a far diventare la creazione qualcosa di concreto. Io approfitterei, poi credo che abbiamo anche il tempo ormai forse abbiamo limitato. Finito? Poi abbiamo il balletto finale. Ah, sì, certo. No, ecco, 4 minuti. Quello che diceva Odette è molto importante, cioè il dover lavorare, perché sarà sempre così in campo creativo. Uno pensa, wow, faccio tutto quello che voglio io, eccetera. Esistono anche applicazioni per questo. Nel fumetto, per esempio, c'è il campo del fumetto underground, però non tutti sono Crumb o altri, cioè, o Vogue Baudet o che possono sparare così. E ci sono anche tempi storici che assecondano queste cose. In realtà lavorare con dei paletti è la cosa più bella, secondo me. È successo mica solo a noi altri, per scomodare i grandi è successo a Leonardo e a Michelangelo, voglio dire. Non è che dicevano io voglio fare questo e quest'altro, dicevano no, tu mi devi fare la Cappella Sistina, io ci voglio Giudizio Universale, non è che ci puoi mettere Mazinga, cioè ci devi mettere tutta quanta la Genesi, eccetera. Quindi è una cosa che gli artisti, quindi creativi in senso lato, hanno sempre, fra virgolette, subito nella loro storia. Ma è questo lo stimolo migliore. A me, personalmente, è successo di addirittura fare ghostaggi, che, per chi non lo sa, sono quando metti la tua penna e il merito se lo piglia un altro in copertina, perché semplicemente uno che non sa scrivere, può essere un calciatore, un cantante, uno youtuber, eccetera, ben lungi dal vederlo come una limitazione, l'ho vista come una sfida costruttiva e un'opportunità per crescere artisticamente e dire ok, proviamo a fare anche questo, vediamo cosa si riesce a fare all'interno di questi limiti. Sono tutte cose comunque in ogni professione che aiutano a travalicare, a misurarsi e poi a sfruttare cose che sono comunque imparate e riversarle in un'altra cosa totalmente diversa che si farà un giorno anche con la propria firma e via dicendo. Quindi paletti, io chiuserei con un'informazione che, diciamo, di una lettura che ho fatto proprio ieri e l'altro ieri su un libro di imprenditori, insomma di tutto management eccetera, dicevano a cosa aspiriamo noi tutti indistintamente, chiaramente alla felicità, ogni individuo vuole essere felice, no? Poi la felicità di ognuno si realizza in maniera diversa a seconda della propria personalità eccetera, ma che cos'è il contrario della felicità? Certo, l'infelicità grammaticalmente, ma il concetto più vicino al contrario della felicità è la noia. La cosa più lontana dalla noia è appunto l'essere creativo, secondo me, giusto per dare una lettura così, ecco. Giusto per chiudere. Però qua ci sta l'applauso, sì. E così e mi sono io mi applaudo. Va bene. Vi ringrazio, vi ringraziamo, no? Grazie. Sì? Facciamo un... Basta. possiamo fare la capriola? Il moonwalking? Bene, speriamo di non averci spaventati più che altro nelle scelte Anichino. Professionali eventuali. Ecco. Grazie. Bene, allora grazie. Penso che siate tutti e tre disponibili comunque dietro alle quinte per due chiacchiere, insomma, di chi è stato più timido, penso. E quindi, oppure a firmarvi il libro, suggerisce Arianna, la nostra collega. Adesso abbiamo un ultimo evento per oggi, che è legato alla comunicazione nell'era digitale, dalla Web TV alla Web Radio, quindi anche questa di ispirazione per le carriere professionali comunque per voi.